la planimetria del Parco Ducci, qual è il progetto? Il progetto è di andare a fare una riqualificazione complessiva del parco, partendo dalla sostituzione di tutti i globi, punti luce che disperdono tanta illuminazione, tanta energia. Verranno installati nuovi lampioni a LED, cutoff, quindi che punteranno verso il basso, videosorveglianza, verranno ristrutturati i bagni e verrà implementata l'area giochi con un investimento di quasi 100.000 euro con nuovi giochi, un nuovo castello e anche giochi inclusivi come stiamo facendo in tutti i parchi. Stessa cosa dicasi per gli altri due parchi che presentiamo oggi, ovvero sia il parco di Viarno che il parco del Foro Boario. Nel parco di Viarno c'è già una telecamera, se non ricordo male, verrà implementata e complessivamente andremo a installare su questi tre parchi circa una ventina di nuove telecamere e 200 punti luce nuovi. Ecco, quello in particolare di Viarno forse è un parco che ha bisogno dal punto di vista sia della sicurezza che della manutenzione. I residenti più volte hanno segnalato problemi in quella zona. Ma tutto sommato è un parco tranquillo, di fatto non si è mai verificato niente di particolare, è un parco un pochino marginale in una zona complicata, però ultimamente diciamo che non abbiamo ricevuto lamentele di alcun tipo, pertanto non mi verrebbe da pensare che sia un parco pericoloso, ci sono tante famiglie che lo frequentano e questo è un segno buono. Dal punto di vista delle tempistiche dei lavori, siamo sempre a cavallo del 2019? No, questo che fare sì, a cavallo del 2019, nel senso che termineranno sicuramente per la primavera 2019, ma i lavori partiranno nel corso del 2018, quindi rispetto agli altri bandi siamo più avanti con i progetti, sono più semplici come appalti, pertanto partiremo un po' prima rispetto agli altri cantieri più importanti.